Con Nicola Farrugio, presidente di Federalberghi Palermo. Buongiorno Nicola. Ciao Nicola. Buongiorno a voi. Bentrovato. Bentrovato. Allora, noi abbiamo letto, per questo ti abbiamo Partiamo proprio contattato. Dallo sfogo sui social network. Il di tuo Nicola. Sfogo sui social in merito a quello che uno si che sarebbe accade aspettato. E che non accade soprattutto. E hai fatto giustamente una sottolineatura adeguata parlando di quello che sono quelli che sono gli annunci del governo nazionale che non sembrano trasformarsi in qualcosa di concreto e altrettanto fa il governo regionale. Ma la logica afferisce più a questioni di sostegno bancario, fiscale, più che di ristori. Quindi qual è l'elemento che ti ha fatto saltare dalla sedia e che giustamente vogliamo sottolineare? No, io credo che il problema ormai ce lo stiamo tirando un po' da troppo tempo. È passato più di un anno, è una situazione che ormai è drammatica, siamo arrivati veramente alla canna del gas. Io credo che bisogna cominciare al netto di quello che potrà fare il governo nazionale, sul quale spesso sono arrivati le critiche in generale, il precedente governo, quest'altro governo, i ritardi. Ma vogliamo interrogarci cosa stiamo facendo noi a livello governativo all'interno del sistema, diciamo, di protezione che avrebbe dovuto portare avanti l'assemblea regionale e il governo regionale. In assemblea oggi in queste ore si sta discutendo la finanziaria, grandi criticità su questo impianto, devo dire che non è coevo ai tempi. Stiamo immaginando una finanziaria che dovrebbe essere una finanziaria di guerra, che dovrebbe stralciare tutto quello che in passato si è fatto e si è fatto anche male, secondo me, personalmente, guardando, diciamo, avendo, diciamo, un'ottica più precisa che quello di salvaguardare le imprese del nostro territorio siciliano. A me qualche mese fa, proprio i primi di gennaio, abbiamo visto nel momento in cui c'è stata quella emergenza sulle chiusure degli impianti sciistici, delle strutture nelle montagne, io ho visto immediatamente tutti i governatori del Piemonte, del Veneto, del Trentino, della Lombardia entrare immediatamente in campo delle proprie aziende, a tutela per difendere le imprese di quei territori. Non mi sembra che né a livello turistico né su altri settori, se guardiamo quello che ha fatto la Regione Sicilia, ovvero quell'elemosina di 2.000 euro col bonus Sicilia che qualche mese fa, dopo mille travagli, difficoltà e criticità, sono state erogate alle imprese e non a tutte, tra l'altro, per il resto veramente nulla. Anzi, si parla di aumenti. Quindi allora io credo che oggi il vero problema, intanto partiamo dal nostro territorio, lavoriamo veramente per un sistema di protezione che il governo ha regionale, ha l'obbligo, ha responsabilità, e tutti i deputati regionali, opposizione e maggioranza, devono andare sulla stessa linea, perché adesso il momento è veramente emergenziale. Il vero vaccino per le imprese non è quello di AstraZeneca o di altro, è la liquidità che oggi manca al sistema imprenditoriale. Le restrizioni, questi continui andare avanti, poi richiudere senza un sistema organizzato, stanno veramente facendo carne da macello. Sì, sì, sì. Allora, oggi peraltro è la giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid, e giustamente ieri parlavamo anche con lo chef Natale Giunta, che dice anche noi siamo vittime del Covid, non siamo intubati ma siamo vivi, moribondi. Esatto. E tu hai fatto... noi abbiamo un sistema bancario che è contro le imprese, un sistema politico che è contro le imprese, un sistema... Allora, bisogna capire, basta dirlo chiaro. No, io volevo arrivare a questa. Tu hai fatto una sottolineatura, hai detto giustamente, né la maggioranza né l'opposizione sembrano voler tener conto di questa cosa. Però no, sono dei giochi politici che ovviamente in altri tempi posso anche giustificare, ma in questo momento, in questo periodo, sono inaccettabili. Non inaccettabili. Ecco, e dico, tu se fai parte di una federazione riconosciuta, ci saranno stati dei momenti di confronto con le istituzioni regionali? Noi abbiamo parlato. Devo dire, con assessori, abbiamo contatti continui con gli organi di governo, abbiamo proposto quelle che sono non le nostre esigenze, ma le esigenze delle imprese, in questo caso noi rappresentiamo quelle del turismo ricettivo, alberghiero ed ex alberghiero, ma materialmente sembra che questo interesse è soltanto personale. Il resto, la politica pensa ad altro, penseranno forse ai forestali, penseranno ai dirigenti della regione,
al sistema protezionistico che oggi va tutelato, che non è quello delle imprese. Cioè, tu stai lanciando degli strali importanti. Tra l'altro, Nicola, perdonami, Mario. Aspetta, la logica, tu dici, tendono a proteggere alcune categorie, peraltro di regionali, di dipendenti, piuttosto che l'impresa privata. Un po' questo quello che stai dicendo. Guarda, io guarda, parlo del mio settore per non andare a sforare su settori magari che non mi competono, però se parliamo di turismo, e in Sicilia si parla anche a vanvera di turismo, purtroppo troppo spesso si è parlato di turismo, motore dell'economia siciliana, ma vogliamo, secondo me del turismo in Sicilia non interessa a nessuno tranne agli operatori. Lo dico chiaramente, del turismo, settore, delle Nicola, problematiche del turismo, c'è un che problema. Non sono soltanto quella della liquidità, ma del sistema del turismo, di come è organizzato questo turismo in Sicilia, non interessa a nessuno. E questo è un problema che in questi anni passati noi abbiamo remato da soli. E abbiamo creato quello che abbiamo creato quasi in maniera spontanea, senza una vera programmazione. Anzi, talvolta sono più ostacoli quelli che mette l'istituzione praticamente. Allora, oggi purtroppo i nodi vengono al pettine, siamo alla canna del gas, non abbiamo più risorse e sappiamo che i nostri tempi, noi siamo chiusi di fatto dal 2000, molte strutture dall'ottobre del 2019. Senti, ti dicevo, proprio il tuo settore, Nicola, ha dei problemi particolari, perché se ai ristoranti si può dire pronti via, rifornitevi, fate i contratti a tutto il personale e via, con voi la stagione si programma 6 mesi prima, cioè è saltata ormai anche quella l'estate che sta per arrivare come stagione per voi. Noi abbiamo saltato Natale e Capodanno e l'abbiamo saltato. Pasqua è sicuramente diciamo che l'apertura della stagione è saltata, ma hai detto bene, noi programmiamo almeno con un anno in avanti, noi già siamo al 2022. Dico, abbiamo grande fiducia sui vaccini, su un sistema di protezionismo sanitario che è attraverso i vaccini, attraverso dei corridoi precisi, oggi si parla di passaporto sanitario, si potrà creare, però noi dobbiamo mettere nelle condizioni le imprese di avere la forza per riaprire, la forza economica. Oggi abbiamo imprese che non hanno la forza di rimettere su una struttura ricettiva, un albergo che non è la saracinesca che si apre e immediatamente dopo un'ora entra qualcuno, è un sistema di programmare un lavoro che è chiaro, che chiaramente dopo tutto questo tempo è perso, è difficile poter mantenere. Sappiamo che ci sarà grande voglia di viaggiare, ci sarà anche un desiderio psicofisico di farsi la vacanza, però sarà molto forte, però bisogna capire i nostri tempi quali sono, e in questo frattempo una devo dire regione che ama il turismo e che protegge i propri figli che hanno creato delle economie in questi anni deve mettere attraverso le misure finanziarie, perché le risorse ci sono, caro Mario. Sì, no, infatti lo sappiamo, allora, è questo per cui non si capisce. Devono essere indirizzate nella maniera corretta. Senti, io per chiudere devo farti una domanda un po' off topic, come si suol dire. C'è un ascoltatore che mi fa una segnalazione, tu sei il presidente di Federalberghi, per cui la trovo anche adeguata. Ha a che fare con le aziende, le cooperative esterne che si occupano delle pulizie delle camere. Dice, è possibile? Dice, come mai gli alberghi da sempre si affidano a cooperative esterne per le pulizie delle camere, dove forse queste sottopagano i loro lavoratori? Non so se tu sei a conoscenza di questa vicenda, io la sto apprendendo adesso. Da sempre no, i servizi in outsourcing che sono stati attivati da numerose strutture alberghiere, le più grosse hanno orientato, ma non è un problema locale, è un problema nazionale. Ma non è neanche un problema, è una tipologia di servizio in appalto che viene dato per alcuni settori, le pulizie delle camere per esempio. Sottolinea un aspetto che riguarda all'essere sottopagati, allora, ma questa è la cosa che compete voi. Non lo so se sono sottopagati, questo diciamo, bisognerebbe andare a chiarirlo con le società di servizio di outsourcing, quanto le pagano e come le pagano. Però dall'altra parte io credo che tutti i nodi poi alla fine ritornano sull'argomento anche costo del lavoro. Allora, se un'impresa per pagare un dipendente, al netto del fatto che dovremmo andare a produzione, non soltanto per quello che... perché spesso volte... È il cane che si morde la coda, sempre dalla testa. Allora, il costo del lavoro è sempre troppo alto da noi, motivo per il quale chi può ha delocalizzato. Abbiamo visto le grandi imprese, anche nazionali e internazionali, che delocalizzano verso situazioni più accessibili in termini economici. Certo. Noi chiaramente non abbiamo le ruote nei nostri alberghi, non possiamo delocalizzare. E qui dovete sottostare. Dobbiamo cercare di trovare quelle che sono delle opportunità. Queste possono essere opportunità di lavoro, se correttamente applicate, o dall'altra parte delle situazioni che chiaramente bisognerebbe vedere meglio anche con le società di servizio. E mi sembra corretto. Grazie Nicola Farrugio, presidente di Federalberghi Palermo. Buona giornata. Grazie. Speriamo a voi presto. Per lo spazio. Ciao.
Time Magazine, l'approfondimento su Radio Time.